Consiglio comunale di fuoco, manca il numero legale, la maggioranza e il sindaco infuriati con l'opposizione. Ancora maltempo in provincia, codice giallo fino a domani, a Carrara l'iter per i rimborsi a chi ha perso tutto. Adeguamento idraulico del torrente Ricortola, entro novembre parte il cantiere con il primo lotto da 2,5 milioni. Innalzata la classificazione acustica al rifugio bivacco a Ronte, 5 stelle, serio problema ambientale. La giornata europea per la protezione dei minori alle violenze, 5 milioni dal Ministero per supportare la causa. Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 che questa sera si apre parlando di politica. Bagarre in consiglio comunale, la seduta si è sciolta per mancanza del numero legale e le colpe sono state date alla maggioranza. Ad intervenire subito sull'argomento è il sindaco di Massa Francesco Persiani e dice: non tutto il male viene per nuocere. Sentiamo a che cosa si riferisce con questo proverbio nel primo servizio dedicato di Margherita Badiali. Non tutto il male viene per nuocere, mi diceva spesso mia mamma, evocando quell'antica saggezza popolare contenuta nei proverbi. Inizia così il sindaco di Massa Francesco Persiani nella lunga nota scritta per parlare del consiglio comunale di ieri sera, che si è interrotto per mancanza del numero legale. Quello che è sembrato un momento di difficoltà della maggioranza, in realtà ieri ha dimostrato una volta per tutte l'esatto contrario. La maggioranza è più compatta che mai e la seduta si è bruscamente sciolta solo perché l'esperta e maliziosa minoranza si era accorta che un consigliere di maggioranza era momentaneamente uscito dall'aula. Nessun problema vi sarebbe stato se altri due consiglieri di maggioranza non fossero stati assenti alla seduta per motivi personali. Ma questo episodio, peraltro di scarsa rilevanza poiché non ha pregiudicato alcunché, è emblematico perché ha attestato finalmente in modo chiaro ed evidente alcuni punti fermi. Parla con sicurezza il primo cittadino, che non ci sta a sentirsi dire che la sua maggioranza non è coesa. Innanzitutto due consiglieri che siedono tra i banchi della maggioranza e che fino a ieri hanno sempre mantenuto un comportamento ambiguo, finalmente hanno rotto gli indugi dimostrando con i fatti da che parte stiano realmente. Ma soprattutto l'opposizione ha calato la maschera e ha fatto capire a tutti i cittadini massesi il proprio vero volto, quello di chi non ha a cuore il loro bene e gli interessi della città. Impedire al Consiglio Comunale di discutere e votare provvedimenti importanti come la variante al piano di classificazione acustico, tanto per citarne uno dei temi all'ordine del giorno, approfittando della distrazione di un consigliere di maggioranza, sa proprio di quella vecchia politica, la Prima Repubblica, che pensavamo non esistesse più. Sarebbero dunque queste le forze politiche che volevano continuare a governare la città? Questi campioni di democrazia e confronto politico sono talmente incapaci di fornire alcun valido contributo alla discussione finalizzata all'approvazione di atti che la città aspetta da anni, che alla prima occasione hanno fatto saltare la seduta per poi cantare vittoria come se avessero vinto qualcosa. Lor signori sappiano che così facendo non hanno ottenuto nulla se non dimostrare, se ancora ve ne fosse il bisogno, di che pasta sono fatti e quanto poco abbiano a cuore temi del lavoro, dell'ambiente, dello sviluppo economico, insomma dei problemi delle persone. Quindi, conclude Persiani, bene quanto è accaduto, d'altra parte non tutto il male viene per nuocere. La maggioranza parla del Consiglio Comunale di ieri sera. Il centro-sinistra snobba la città rifiutando il confronto, tuona il presidente Stefano Benedetti. Anche Fratelli d'Italia interviene. PD e 5 Stelle non hanno la democrazia nel DNA. A dimostrazione di quanto la maggioranza sia coesa, intervengono in merito al Consiglio Comunale di ieri sera anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il centro-sinistra non perderà mai il vizio di fare una politica che va contro gli interessi dei cittadini, afferma Stefano Benedetti, presidente del Consiglio Comunale. Ieri sera ha fatto mancare il numero legale alla prima pratica posta all'ordine del giorno, dimostrando in questo modo il più totale menefreghismo nei confronti delle problematiche della nostra città. Questa è ormai un'abitudine acquisita dai consiglieri comunali di centro-sinistra, che nella passata consiliatura facevano mancare sistematicamente il numero legale al sindaco Volpi, con la differenza che loro avevano grosse spaccature in seno alla coalizione ed invece l'attuale maggioranza è ben salda al suo interno, ma soprattutto ha a cuore i problemi della gente e lavora intensamente per superarli.
Ieri sera il consiglio comunale era iniziato solo da 2 ore e si è insabbiato quando tutta la minoranza, con l'aggiunta di 2 consiglieri di dubbia appartenenza alla maggioranza, ha effettuato un blitz abbandonando la sala consigliare. Nonostante i costi previsti dalla seduta, che tra gettoni di presenza e spese vive si aggirano intorno ai 2.000 euro, oltre ai 4 dipendenti comunali, 2 vigili, tecnici, il segretario generale e il dirigente mercadante, retribuiti tutti con lo straordinario. Ora dovremmo ritornare in sala consigliare il prossimo lunedì per ripetere tutte le operazioni di ieri sera. Quello che è accaduto ieri sera in Consiglio Comunale è degno della peggior partitocrazia, tuona invece Fratelli d'Italia. I partiti di opposizione, PD, 5 Stelle, che oggi governano insieme, hanno deciso di abbandonare l'aula consigliare sottraendosi al dibattito. Sapevamo che il PD e 5 Stelle hanno uno strano concetto di democrazia, avendo impedito agli italiani di votare. Oggi anche a Massa abbiamo avuto la prova che gruppi consigliari si sottraggono al confronto democratico, peraltro su temi importanti per la città. Quello che risulta ancora più evidente è la volontà dell'opposizione di appesantire e bloccare il lavoro degli uffici comunali, presentando interpellanze senza poi avere alcun interesse di discuterle. Fino all'ultimo i consiglieri di maggioranza e il sindaco sono rimasti al loro posto, sperando in quel senso del rispetto delle istituzioni e dei cittadini, che evidentemente non è nel loro DNA. Quantomeno, conclude Fratelli d'Italia, i consiglieri di opposizione del PD e dei 5 Stelle, che hanno deciso di far saltare il Consiglio Comunale, si scusino con la città e restituiscano il loro gettone di presenza. Continua il maltempo in provincia e le criticità cominciano a farsi sentire. A Carrara il sindaco Francesco De Pasquale ha chiesto l'avvio dell'iter a livello regionale e nazionale per l'assegnazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che hanno subito danni a causa del maltempo. Continua il maltempo nella provincia di Massa Carrara, come purtroppo in tutto il resto d'Italia. Di danni se ne sono visti parecchi, seppur di non grave entità, perché nessuno si è fatto male, ma comunque la preoccupazione per chi abita in zone montane o vicino a fiumi o torrenti che potrebbero straripare è palpabile e tutti stanno cercando di utilizzare dei comportamenti a difesa delle proprie abitazioni e della propria persona. Purtroppo si parla ancora di codice giallo per oggi e domani, almeno nella nostra zona. Carrara e la zona marittima del comune sono state colpite in maniera decisiva. Infatti l'amministrazione comunale del sindaco Francesco De Pasquale si è attivata attraverso il settore della protezione civile in vista dell'eventuale avvio di un percorso a livello regionale e nazionale per l'assegnazione di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che hanno subito danni. Vista la decisione della giunta regionale toscana di dichiarare lo stato di emergenza e nella speranza che il governo avvii l'iter a livello nazionale, la protezione civile del Comune di Carrara ha infatti iniziato la ricognizione dei danni subiti dalle strutture pubbliche e ha segnalato alla provincia che ci sono state criticità che hanno coinvolto privati cittadini e attività commerciali produttive. Va detto chiaramente che l'iter non è stato ancora formalmente avviato, afferma De Pasquale. Quello che però possiamo fare fin da subito è invitare i cittadini e titolari di attività che abbiano subito danni a causa del maltempo a tenere tutta la rendicontazione delle spese effettuate per gli interventi di riparazione. Solo conservando scontrini e fatture si potrà ottenere il contributo, se e quando le procedure saranno attivate. Stiamo monitorando con grande attenzione le procedure legate alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel momento in cui la Regione Toscana avvierà la raccolta delle segnalazioni, conclude il primo cittadino, ci attiveremo istantaneamente e informeremo puntualmente la popolazione. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. E anche per la vicina Massa si pensa a lavori sul fiume. Entro novembre l'avvio dei cantieri per l'adeguamento idraulico del torrente Ricortola, presso l'incontro tra l'amministrazione comunale di Massa e i responsabili della Regione Toscana. Vediamo. L'amministrazione comunale massese conferma l'avvio del cantiere per l'adeguamento idraulico del torrente Ricortola. C'era già stato l'incontro con la Regione Toscana e gli abitanti del luogo, che erano stati colpiti dalla forte alluvione, per mettere finalmente in sicurezza il territorio.
La messa in sicurezza è sempre stata una priorità per questa amministrazione, considerata anche la lunga e prolungata ondata di maltempo che si sta riversando anche sulla nostra zona, non posso che prendere favorevolmente atto della consegna dei lavori per il torrente Ricortola, afferma il sindaco Francesco Persiani. È uno tra i primi progetti che abbiamo tirato fuori dai cassetti quando ci siamo insediati, facendo pressione nei confronti della Regione Toscana affinché l'iter scorresse più velocemente possibile senza ostacoli. Quel corso d'acqua ha già creato notevoli danni in passato e tutt'oggi, ad ogni pioggia e perturbazione più copiosa, continua a far paura a chi vi risiede nelle vicinanze. Ho dato mandato all'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi di seguire il percorso e la scorsa settimana, da un incontro con l'ingegnere Gennarino Costabile, funzionario regionale, abbiamo avuto la garanzia che entro fine mese saranno ufficialmente consegnati i lavori di adeguamento idraulico del Ricortola e quindi potrà essere avviato il cantiere. Le sollecitazioni dell'amministrazione verso la Regione Toscana erano proprio nella consapevolezza che questo è uno degli interventi più attesi degli ultimi anni e che non poteva più essere rinviato. Quest'opera ricopre a livello di sicurezza idraulica un'area della città densamente abitata e ad elevato rischio come Ricortola, Bondano, Partaccia, la zona industriale di Massa ed Alteta. La Regione Toscana ha confermato che entro novembre il primo lotto da 2,5 milioni di euro sarà consegnato alla ditta vincitrice dell'appalto e entro fine mese verranno anche formalizzati i decreti di esproprio dei terreni, atto necessario alla realizzazione dei lavori di adeguamento del torrente. Questa prima parte riguarderà il tratto che va da via Pietrasanta alla foce, aggiunge l'assessore Guidi. Contestualmente l'assessore e i tecnici del settore lavori pubblici, Regione Toscana, RFI e gestori dei sottoservizi hanno svolto una serie di riunioni relativamente al secondo lotto in fase di progettazione che andrà a completare la messa in sicurezza dell'intera asta idraulica. Il secondo lotto comprende il tratto a valle del ponte ferroviario fino a via Aurelia. Il sindaco conclude: dopo alcuni approfondimenti siamo in attesa dei progetti relativi a soluzioni migliorative che valuteremo assieme alla cittadinanza. Con la scusa dei debiti, EIPLI, l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione delle fonti del centro-sud, da ente statale è stato trasformato in società per azioni, così che le fonti possano essere privatizzate. Ora si passa al secondo step, con la scusa del territorio, dei disastri ecologici, della difficoltà a riparare le reti, si passa al gestore unico degli acquedotti del centro-sud, un piano già concordato dalle multinazionali per dare tutte le nostre acque in mano forse ai francesi. A portare alla luce questo fatto è Alfonso Baldi, referente toscano per la rete di tutela delle fonti del centro-sud. Un mese fa il sindaco di Firenze Nardella ha descritto come strada migliore per gli investimenti un unico gestore per tutta la Toscana e così vuol fare la giunta regionale. Provate ad immaginare un unico gestore, oltretutto di un'altra nazione, a controllare la distribuzione dell'acqua con potere decisionale su quando, come e a chi sospendere l'erogazione. Pensate di avere problemi con la fornitura e provate a contattare un unico gestore con sede a Parigi. Già ora è difficile parlare con i gestori, figuriamoci dopo. Ci stanno mettendo in grosso pericolo sia economico che di salute stranieri che potranno sfruttare le nostre fonti a piacimento senza la possibilità più di difesa. L'acqua deve tornare pubblica, conclude Baldi, è la nostra fonte di vita, non facciamocela portare via fra politicanti senza scrupoli. Il Movimento 5 Stelle di Massa contro l'amministrazione Persiani sull'innalzamento della classificazione acustica del rifugio Bivacco Aronte da 1 a 6. Sentiamo che cosa comporta questo cambiamento dall'intervento dei consiglieri grillini Luana Mencarelli e Paolo Menchini. Forse non tutti lo sanno, ma sul fronte massese delle Alpi Apuane c'è il più antico rifugio delle nostre montagne, il Bivacco Aronte, costruito nel 1902 in un'area confinante con una ZPS, cioè zona protezione speciale, motivo per cui si era riusciti a far assegnare al rifugio la classe acustica 1, quella per cui è prescritta la massima tutela. Una salvaguardia non solo per l'uomo che può soggiornarvi, dormirci e trovarvi la pace, ma una sorta di tutela integrale biologica anche per tutto l'ambiente faunistico. In questi giorni si sta discutendo una variante del piano acustico, racconta il consigliere Paolo Menchini, membro della Commissione Ambiente del Comune di Massa.
L'attuale maggioranza, guidata dal sindaco Persiani, ha alzato la classificazione acustica del rifugio da 1 a 6, cioè quella industriale. Molti si chiederanno il perché di questa ingiustificabile modifica che va contro ogni norma di salvaguardia dell'ecosistema e del valore intellettuale del luogo. La risposta è molto semplice. Nelle vicinanze del rifugio si trova una cava di marmo che per svolgere l'attività estrattiva avrebbe già dovuto farsi carico di opere per limitare la propagazione dei rumori. Il capogruppo Luana Mencarelli conclude l'intervento dei pentastellati sul tema. Questo conferma come l'attuale amministrazione metta sistematicamente in secondo piano la tutela ambientale. Infatti in questo modo fa sì che invece che salvaguardia di quel luogo speciale vengano alleggeriti gli adempimenti del concessionario di cava, mettendo a rischio la salvaguardia ambientale con tutte le conseguenze distruttive sulle fonti d'acqua, il paesaggio e l'ecosistema. Sarà dunque vero, conclude Mencarelli, che è questo che ha ispirato le sue ultime nomine all'assessorato in commissione paesaggistica? Spazio alla pubblicità, poi torniamo in studio. L'appuntamento è per mercoledì con È Tempo di Commercio. Seconda puntata del nuovo format televisivo di Antenna 3 per approfondire alcuni aspetti della nostra città. Siamo partiti con la puntata sul turismo perché abbraccia diversi settori dell'economia del nostro territorio. Questa volta però ci concentriamo sul commercio e lo faremo con quattro ospiti. Per Carrara e per Massa avremo dei rappresentanti della giunta e poi abbiamo due ospiti che rappresentano le categorie, quindi non vi resta che sintonizzarvi mercoledì sempre qui, sempre su Antenna 3. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, Rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui, abiti uomo lebole e camiceria cassera, e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a Massa. Ami le orchidee? Da MV Garden c'è la festa dell'orchidea dall'8 al 15 dicembre. In un giardino tropicale tra orchidee di tutte le qualità e colori, scegli la tua. Oh, la nostra super offerta. Orchidea Phalaenopsis, due rami fioriti a 8,50 euro. Dall'8 al 15 dicembre in via Aurelia Ovest, Massa, è festa dell'orchidea da MV Garden. E non dimenticarti dell'albero di Natale. Li abbiamo con le radici di tutte le dimensioni. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. È la TV locale più seguita in provincia. Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Ci spostiamo in Lunigiana, dove a Mulazzo Marco Ciri di Italia Viva fa un intervento durante la giornata europea per la protezione contro la violenza e l'abuso sui minori e un appello per un progetto territoriale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Stanziati fondi dal Ministero da 5 milioni per il supporto alla causa. Sentiamo Margherita Badiali.
Ieri è stata la giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. In questa giornata il ministro per le pari opportunità e la famiglia, la dottoressa Elena Bonetti, ha annunciato la pubblicazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Ritengo sia un passo importantissimo a sostegno dei minori vittime di violenza e maltrattamento. A dirlo Marco Ciri di Italia Viva del comune di Mulazzo. Occorrono da subito progetti volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato per fornire adeguate e celeri risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime e le loro famiglie. La dotazione finanziaria prevista sarà di 5 milioni di euro e le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 2 gennaio del 2020. Oggi desidero, in qualità di amministratore locale, con delega anche alle politiche giovanili, rivolgere un particolare appello al presidente dell'UCML, Roberto Valettini, e al presidente della nostra provincia, Gianni Lorenzetti, affinché si possa quanto prima lavorare assieme ad un progetto territoriale che possa per l'appunto stimolare la prevenzione ed il contrasto del fenomeno contro la violenza tra pari e l'abuso a danno dei minori. È importante proteggere l'infanzia e mantenere vivo e presente l'impegno delle pubbliche amministrazioni nel sociale, coinvolgendo anche scuole ed associazioni. Assieme all'onorevole Cosimo Maria Ferri, presto organizzeremo qui sul nostro territorio un incontro proprio con il ministro Elena Bonetti, conclude Ciri. Saranno diversi i temi che andremo a toccare, sui quali ci sarà modo di confrontarsi: politiche per la famiglia, tutela dei minori, sociale, lotta al bullismo. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, sicuro del consenso unanime del Consiglio Comunale, ha proposto di concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La comunità di Massa non può dimenticare gli orrori del passato, non può e non dovrà mai sottovalutare e trascurare tragedie incommensurabili come fu la Shoah, afferma Persiani, ma anzi proteggere figure che di quel terribile momento furono loro malgrado testimoni diretti e vittime. Conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice può solo rafforzare tutte le azioni volte a non dimenticare. Sarà per me, per noi, conclude Persiani, un onore intraprendere questo iter e poter dare un soltanto giusto riconoscimento alla senatrice, ma esaltare quei valori umanitari e solidaristici di cui lei stessa è portatrice. Ci sono gli auguri, la nostra rubrica. La gestione del suolo in agricoltura, un corso gratuito rivolto alle aziende agricole sulle tecniche di ingegneria naturalistica promosso da Coldiretti attraverso il progetto Coltiform PSR. È in programma lunedì 2 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 presso l'Agriturismo Calevro a Massa. La prima delle 5 lezioni del corso che mette al centro le fragilità del territorio, ma anche le soluzioni e le tecniche per preservare il suolo ed evitare calamità. Le altre lezioni si terranno martedì 3, lunedì 9 e martedì 10 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 20.30. Chiude il corso la visita guidata in azienda, in agenda sabato 14 dicembre alle 9. I posti sono limitati, per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a matteo.fazzi@coldiretti.it oppure a silvia.gazzoni@coldiretti.it. Parte domani, mercoledì 20 novembre alle 9 a Fivizzano, nella Sala Museo di San Giovanni, il ciclo di incontri Accompagnare la Vita Around, promosso dal Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. 5 appuntamenti per parlare del ruolo di ostetriche, infermieri e operatori sociosanitari nei contesti territoriali periferici, della progettualità e delle eccellenze dei contesti locali, dei percorsi assistenziali dipartimentali.
l'infermieristica di famiglia e di comunità, l'ostetrica del percorso di nascita, le fundamental care e del nursing ospedaliero. I prossimi incontri si terranno venerdì 22 novembre a Portoferraio, il 25 novembre a Castelnuovo Garfagnana, il 27 novembre a Volterra e l'11 dicembre a Seravezza. Nell'ambito della Festa degli Alberi, organizzata dal Comune di Massa per il 21 novembre, la sezione di Massa Montignoso di Italia Nostra comunica la propria adesione donando 9 piante ad alto fusto, 5 Celtis Australis, alla scuola primaria Carducci di Viale Vecchio a Marina, che verranno messe a dimora lo stesso giorno alle 10.30, sempre con una manifestazione scolastica. Verranno piantate 4 piante di olivo alla scuola materna di Via La Salle. Si terrà nel giardino del plesso scolastico alle 14.30 alla presenza degli organizzatori e di alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale. Bene, adesso occupiamoci del tempo che farà domani il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 20 novembre. Nuvolosità su tutto il territorio, venti moderati, temperature stazionarie, mare poco mosso. Giovedì 21 novembre invece pioggia, temperature stazionarie, venti moderati e mare poco mosso. Tendenza dei giorni successivi. Tempo incerto con temperature in aumento, venti tesi e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie, vi lascio ai nostri programmi, vi auguro una felice serata e vi aspetto domani per altre notizie del telegiornale di Antenna 3. Arrivederci.